Ben ritrovati a tutti da Giulia Salmaso, un ben ritrovati nel nostro studio a 12 stelle con Euronauti, il nostro piccolo spazio settimanale dedicato all'Europa, alla scoperta dei suoi protagonisti, delle sue istituzioni, insomma in poche parole dei suoi tesori. Oggi ci occupiamo d'Europa, in particolare parlando di istruzione, ovvero quanto siamo ignoranti, quanto ci istruiamo, non solo nella nostra età scolare ma anche dopo, per esempio fino ai 64 anni. Bene, la Commissione europea ha stilato un rapporto che ce lo spiega. Sentiamo quindi quali sono i risultati, luci e ombre. La buona notizia è che i livelli educativi in Europa si sono innalzati notevolmente. Quella cattiva è che non è ancora abbastanza. L'Italia in particolare è indietro. Indietro rispetto agli altri paesi europei sulla lotta all'abbandono scolastico, indietro sulla percentuale di laureati e indietro sull'apprendimento permanente. Sono alcuni dei risultati del nuovo rapporto della Commissione europea sui progressi compiuti nell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione. Secondo i dati del rapporto, emerge che i sistemi educativi degli Stati europei hanno sì registrato dei miglioramenti, ma hanno raggiunto soltanto uno dei 5 obiettivi previsti per il 2010, ossia l'aumento del 37% rispetto all'anno 2000 del numero di laureati in matematica, scienza e tecnologia. Nel 2009 i ministri delle istruzioni dell'Unione Europea avevano stabilito 5 parametri educativi di riferimento da raggiungere entro il 2020. Il primo era relativo alla partecipazione all'educazione della prima infanzia, a cominciare cioè dai 4 anni. Bene, la tendenza europea ha registrato un aumento del 6% nel periodo 2000-2008. L'Italia figura tra i paesi con i tassi più elevati, passando dal 100% del 2000 al 98,8% del 2008, collocandosi già al di sopra dell'obiettivo europeo per il 2020, che è di far partecipare almeno il 95% dei bambini all'istruzione. Il secondo parametro fissava invece al di sotto della soglia del 15% la percentuale di studenti quindicenni con risultati scarsi nella capacità di lettura, matematica e scienze. La media italiana è aumentata di solo 2 punti percentuali dal 2000 al 2009, passando da circa il 19% al 21%, restando così in linea con la media europea del 20%. Terzo obiettivo era e rimane tale per il 2020 il tasso di abbandono scolastico tra gli studenti universitari, che si vorrebbe limitare al 10%. L'Italia ha registrato un calo, passando dal 25,1% del 2000 al 19,2% del 2009, ma resta comunque al di sopra della media europea, che è il 14%. L'aumento della percentuale di laureati al di sotto dei 34 anni era invece il quarto obiettivo. Si voleva cioè far crescere tale percentuale fino al 40%, ma al momento questo parametro è passato dall'11,6% al 19% nel periodo 2000-2009, media ben al di sotto di quella europea, attualmente del 32,3%. L'ultimo obiettivo riguardava la partecipazione all'apprendimento permanente della fascia di popolazione compresa tra i 25 e i 64 anni. La media europea dovrebbe arrivare almeno al 15%, attualmente rimane però al 9,3%, percentuale superiore a quella italiana che si attesta invece al 6%. La maggior parte degli obiettivi per il 2020 sarebbe raggiungibile se gli Stati europei continuassero ad attribuire loro una priorità elevata e ad investire in modo efficiente nell'istruzione e nella formazione. Questo significherebbe, per esempio, rinunciare ai tagli al bilancio dell'istruzione, poiché tagliare sull'educazione significa investire meno anche nella futura occupazione. Senza dimenticare che istruzione e formazione sono tra gli obiettivi centrali della strategia Europa 2020, che tutti gli Stati dovrebbero perseguire in una politica comune. Bene, ed eccoci ritornati in studio per un'altra breve notizia che riguarda sempre l'Europa e riguarda anche l'Italia che per fortuna dopo una performance abbastanza negativa, come avete sentito, la vede protagonista di una notizia su linee più positive. Bene, nell'ambito della liquidazione dei conti tra il periodo tra il 2005 e il 2009, la Commissione europea ha richiesto la restituzione, pensate, di 530 milioni di euro di fondi indebitamente spesi da tutti gli Stati dell'Unione. L'Italia, per una volta, si
posizione in fondo alla lista. Le sono stati infatti richiesti solo, diciamo così, 2 milioni nel settore dell'intervento pubblico. La rettifica proposta riguarda gli esercizi finanziari dal 2005 al 2009, come già detto, per contabilizzazione inesatta dei conferimenti di zucchero all'intervento del 2005, quindi stiamo parlando di PAC, di politica agricola comunitaria, l'assenza di controllo dell'aumento del 35% delle spese di ammasso e anche per ritardi nell'esecuzione dei controlli degli inventari. La Commissione, ve lo ricordo, la Commissione europea, esegue ogni anno oltre 100 verifiche sui controlli eseguiti dai paesi dell'Unione e sulle misure correttive adottate per rimediare alle carenze riscontrate. La Commissione ha anche la facoltà, quindi, di farsi restituire fondi con efficacia retroattiva se emerge che l'azione correttiva messa in atto dai paesi non è stata sufficiente a garantire la correttezza della spesa di denaro dell'Unione, così è successo insomma per tutti gli altri stati, però per una volta non per l'Italia. Bene, Euronauti si ferma qui, l'appuntamento è per la prossima settimana sia per i telespettatori di Telechiara che per i radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Da me, da Giulia Salmaso, è tutto, un saluto e appuntamento alla prossima puntata. Grazie.